Allora, oggi tocchiamo questo, come già era in programma, questo argomento sì, importante, delicato, che quotidianamente è portato agli onori di cronaca. Si parla della donna, della violenza sulla donna, ma poi vedremo che parleremo anche di quella dell'uomo, poi nel corso della serata ne discuteremo anche di questo aspetto. Diciamo che questo dibattito si apre, è stato pensato grazie alla collaborazione di Stefania Secci. Io farei un applauso a Stefania. Come dicevo, lei è nata in Sardegna, una giornalista investigativa e si occupa di violenza in genere, facendo luce, diciamo, un po' sui fatti un po' più torbidi di quella che è la violenza. Ecco, lei che lo scorso 26 luglio, giusto? 26 luglio le sue lunghe indagini hanno portato all'arresto del manager Paolo Ferrante, noto, insomma, manager di una nota agenzia di spettacolo, con accuse di violenza sessuale e non solo. Poi ci racconterà meglio lei questa avventura disavventura. Quindi io darei intanto la parola a Stefania e poi dopo, sì, dovrebbe essere aperto quel microfono, poi dopo ci confronteremo anche con gli altri ospiti, ecco. Quindi ecco Stefania, volevo che tu fosse proprio direttamente a portarci questa testimonianza e a partire dal fatto che dietro questi format televisivi, molti format, talent o comunque molti di questi, ci sono agenzie di spettacolo, molti millantatori, insomma, diciamolo francamente, del mondo dello spettacolo e della moda, che poi intrappolano e incastrano un po' le persone per bene. Ecco, raccontaci un po' questo che stai vivendo te come giornalista. Allora, eccoci qua e sono veramente felice di vedervi tutti qua, quindi grazie primariamente per il supporto. Allora, per me essere qua non è solo investi da, diciamo, professionali in merito a quello che faccio, ma sono qui per anche testimoniare un po' tutto quello che è successo dai primi momenti in cui io ho iniziato le mie indagini, da quando ho iniziato a raccogliere dei codici rossi di ragazze e ragazzi che sono stati vittime di questa pseudo agenzia, sino ad arrivare al 26 luglio e ad oggi. Perché ve ne voglio parlare? Perché qua vedo tante persone, ora siete tante donne talentuose, no? Ognuna di voi con diverse attitudini, caratteristiche, e sicuramente se siamo qua ad un concorso di bellezze perché insomma ci piacerebbe o ci piace anche metterci in gioco nel mondo della moda, dello spettacolo e magari si pensa sempre chissà, faccio una sfilata, magari chissà chi mi vede, incontro qualcuno di importante, magari trovo un titolare di un'agenzia. Si inizia sempre così, l'ho fatto anch'io quando ero più piccola, diciamo. Quando ho incontrato Paolo Ferrante, perché questa situazione inizia con io, Stefania, che incontro Paolo Ferrante nel 2022, io mi sono recata presso la sua agenzia ad Alba e vi assicuro, signori, che quell'agenzia era apparentemente perfetta. Voi vedevate a questa agenzia, che addirittura aveva lo zerbino d'ingresso con il logo, che si chiamava Talent Model Management o Mia Model Management, e sicuramente molti di voi ne avranno sentito parlare, perché poi lui si faceva veramente tanta ma tanta pubblicità ovunque. Io entravo, ho firmato anche dei contratti di lavoro a livello fotografico e vi posso dire che la prima cosa strana, o forse anche normale, era avere comunque un lavoro da fotomodella ben retribuito, una cosa normale e soprattutto a livello contrattuale. E nel vostro percorso da modelle, fotomodelle o qualunque cosa vorrete fare nel mondo dello spettacolo, e non solo, ma adesso vorrei concentrarmi in questo campo, la prima cosa che voi dovreste sempre considerare e valutare è il contratto, perché nel contratto che io ho firmato assieme anche a tante altre persone era perfetto,
apparentemente, perché tu vedevi un contratto redatto da un notaio, da un avvocato, c'era pure il timbro dell'agenzia, era riportata la somma di denaro, magari per quello shooting di moda sposa, di moda mare, sino ad arrivare ai cortometraggi, che paradossalmente erano cortometraggi sulla violenza sulle donne, ragazzi. Sulla violenza sulle donne, questa cosa è paradossale, perché poi arriverò a raccontarvi cosa faceva quest'uomo. Quindi sicuramente uno dei primi alert che io vorrei darvi è quello primariamente dei contratti. Le agenzie vi faranno firmare dei contratti ed è giusto che voi li firmiate, perché comunque un contratto è una garanzia, e nel momento in cui voi non verrete pagati, perché poi con lui accadeva questo, tu comunque hai una sorta di tutela e ti puoi rivalere. Poi sul fatto che lui fosse, sì, nulla tenente, questo è un'altra cosa ancora, ma questo era solo, diciamo, la stratificazione di un vaso di Pandora, come l'ho chiamato io, che è veramente devastante. Poi c'era la parte dei cortometraggi, che diciamo era la parte peggiore, che a me non ha proposto, anche perché poi ha capito cosa facevo io, di cosa mi ho occupato, quindi diciamo ha sganciato il suo obiettivo. Ma io ancora non mi capacito di come lui, sapendo appunto quello che io faccio, le mie battaglie che porto avanti, se andate sui miei social vedrete tanti video dove io parlo, mi espongo contro la violenza di genere, e lui un giorno durante uno shooting mi ha toccata senza il mio consenso ed eravamo soli in un casolare abbandonato, mi poteva accadere di tutto, e lì in me è scattato un terrore tremendo. Io ho 36 anni, lavoravo nel mondo della moda sino a qualche anno fa, da quando avevo 16 anni, non mi sono mai trovata in una situazione del genere, e quel giorno, quando mi sono trovata in quella situazione con lui, che nel frattempo stava, tra virgolette, guadagnando la mia fiducia, io ho pensato, ma questo non so che cosa può fare, nel momento in cui ho avuto la mia reazione di rabbia e repulsiva nei suoi confronti, io pensavo veramente che mi potesse ammazzare, perché una delle sue frasi terribili che mi ha detto è stata: ah, ma guarda che io non ti faccio niente, se avessi voluto farti qualcosa hai visto dove siamo in una campagna in mezzo al nulla, qua non ti avrebbe trovata nessuno. Cioè, e lì ho cominciato a capire, ho mandato, insomma, ho cercato un attimino di riequilibrare la situazione, perché un'altra cosa che dico sempre alle ragazze o alle donne in pericolo è: se vi trovate in una situazione in cui avete paura, in cui non vi sentite più a vostro agio, cercate di disinnescare quella persona o la sua rabbia, state anche un po' al gioco, fatevi riaccompagnare a casa, fatevi portare in un luogo sicuro, cambiate mood, ma cercate in quel momento di non innescare altra rabbia, allontanatevi, mettete in sicurezza e poi denunciate, perché questa è sicuramente la prima cosa da fare ed è quello che ho fatto con lui. Poi ho provveduto a denunciarlo, sicuramente per violenza sessuale, perché un'altra cosa su cui ancora qui non c'è molta consapevolezza è che, scusate il termine, ma mi piace essere diretta, la palpata sul culo è una violenza sessuale, punto. Cioè non esiste un attenuante, non esiste una giustificazione, la palpata sulle chiappe senza consenso o qualsiasi tipo di atto senza il vostro consenso, che sia sul braccio, sul seno, su una parte intima, è una violenza, punto. Ed è il consenso quello che manca, la cultura del consenso, di capire che bisogna fermarsi anche ad un no, anche quando siete in una relazione, non avete più voglia di fare l'amore con vostro marito, con il vostro fidanzato, quella persona deve accettare un no. Perché non si deve andare oltre, perché poi si sfocia in dinamiche che non vanno bene. Perché, come dico sempre, l'amore, quello vero, non è possesso. L'amore è condivisione, l'amore è comprensione, l'amore è capire dove si può arrivare, dove si può collaborare, dove si deve fermare. Quando, sempre parlando di Paolo Ferrante, le ragazze sono state violentate, stuprate, molte di loro sono in terapia e le sto sentendo tuttora, una delle cose più agghiaccianti che mi hanno detto, e mi ricorderò sempre il codice rosso che ha colto di una ragazza che ora è una mia cara amica, non faccio il nome per motivi di privacy, ma lei sa che le voglio bene, lei mi disse:
io non ho reagito in alcun modo perché volevo solo che finisse, mi sono finta morta. Cioè ragazzi, qua stiamo parlando veramente di situazioni in cui una ragazza di 18 anni si finge morta mentre per ora viene violentata da Paolo Ferrante e dal suo collaboratore, aspettando che questa tortura finisca. Lei è poi stata molto brava perché alla fine di tutto questo ha trovato me, si è aperta, si è confidata, l'ho accompagnata veramente psicologicamente, anche col cuore a denunciare, sta seguendo un percorso di rinascite come lei e tante altre. Ma adesso queste ragazze cosa sono? Cosa ne è rimasto? Che cosa accadrà? Sicuramente sono eventi che nella vita ti segnano, che ti porti avanti, che ti traumatizzano e ti plasmano anche il modo di vedere il mondo, di interfacciarti con le persone, vivi con l'ansia sociale. Prima dicevo, io sono una ragazza autonoma, sono sempre stata abituata a viaggiare e chi mi conosce lo sa, ma io viaggio con lo spray al peperoncino in borsa, perché io non mi posso permettere, chi è donna lo sa, di viaggiare da sola tranquilla. Prendi il treno, un treno regionale, ti trovi il vecchio che ti sta trastullando di fronte a te, cosa fai? Stai a guardarlo, gli dici sì, prego, prosegui. E queste non sono storie, questa è un'emergenza sociale. Quante volte a voi donne è successo di essere in metro, sul pullman, alla stazione, ti senti il signore dietro che si struscia nel tuo sedere o quello che allunga la mano? Quante volte è successo? Perché io lo vorrei anche sentir dire da voi ragazze, perché poi a me nessuno crede. Quindi siete già praticamente cinque, cioè, e questa cosa è grave. E in quel momento vi siete sentite come? Violate. Violate, perché è una violenza, è un non consenso, questa cosa non va bene. È una cosa che mi fa veramente arrabbiare, è quando le persone giudicano e sminuiscono questi atti. Perché non è così? Perché poi soprattutto quando viene da un mondo, diciamo, maschile, questa giustificazione è una cosa tossica. Perché poi mi chiedo, ma se tu giustifichi una cosa del genere, tuo figlio o tua figlia che cosa imparano? Cosa imparano? Che è un gesto che devono fare, che rispetto, perché poi non è neanche un discorso di... Cioè, io mi batto per la violenza di genere, la violenza non ha genere, però quello che voglio cercare di dire è che quando si dà l'educazione i figli devono imparare a rispettare tutti, il prossimo vuol dire il prossimo, uomini e donne, questa cosa manca ragazzi, questa cosa manca tantissimo, ma troppo. E quando poi arriva il momento di interfacciarsi con la giustizia, io vi assicuro che molte delle vittime che io ho accolto e ascoltato, molto di loro non volevano denunciare. Io ne ho ancora tre che non hanno avuto il coraggio, a distanza di, è passato ormai quasi un anno dall'apertura delle indagini, non riescono a denunciare. Io le sento quotidianamente, cerco di supportarle, ma loro non riescono ancora perché sono terrorizzate dal giudizio magari dei familiari, degli amici. Ma anche quando gli ho detto guardate che abbiamo arrestato Paolo, io ho fatto depositare ormai quasi 45 denunce nei suoi confronti e sono tante, loro ancora non riescono. Però vi posso dire che prima di arrestarlo era ancora più difficile, perché quando io gli dicevo ragazze vi prometto che lo faremo arrestare, era ancora più difficile perché nella loro testa non avevano ancora metabolizzato il pensiero che ciò potesse accadere. Quando è successo, a livello mediatico si è scatenato un imbuto emotivo devastante che per me va benissimo, perché siamo unite, abbiamo dato la dimostrazione che unite possiamo fare la differenza, abbiamo creato movimento, tante altre donne, ragazze, ma anche uomini che sono stati truffati e raggirati da lui mi hanno contattata, ci siamo tutti uniti e questa cosa è stata bellissima, che io l'ho chiamato appunto il movimento Sunshine, perché Sunshine è il mio nome d'arte, io divulgo raggi di sole, quindi vedere tutte queste persone che continuavano a unirsi, anch'io, il Me Too, proprio il Me Too ha funzionato
E io voglio che questa cosa accada sempre. E anche quando voi, e spero che non vi troviate mai in nessuna di queste situazioni, sapete che c'è qualcuno in difficoltà, io vi prego veramente di accompagnarlo. Accompagnarlo in un percorso non solo di denuncia, ma anche in quello opposto, denuncia, che è quello più difficile e complesso, per supportare quella persona in un percorso anche di rinascita, perché non è facile poi, L'accettazione è sicuramente la fase più delicata ed importante, poi c'è tutto il resto, ci sono tanti passi e passaggi da seguire, però la cosa più importante è aiutarsi, e questo è quello che io voglio trasmettere, sicuramente sì. Quindi non so, io penso che in questo mondo, soprattutto in quello della mondo e dello spettacolo, ci siano tante ombre e tanti luci. Io vi direi di fare sempre tanta attenzione con chi avete a che fare. Ci sono oppure tante agenzie che fanno spogliare le modelle. Scusami Stefania, prima di tornare sull'argomento agenzie, volevo dare la parola anche all'amico cassazionista, fra l'altro Michele. Ecco, tu quotidianamente quante denunce lavori su questo? Su questo tema, cioè, arrivano queste denunce, la situazione è questa? Allora, abbiamo sentito la testimonianza di Stefania, testimonianza sicuramente vera, perché io sono solidale con tutte le donne che realmente hanno subito violenza. Mi discosto un attimo però dal tema di violenza di genere, perché io stigmatizzo la violenza in generale, non la violenza di genere. Noi stigmatizziamo la violenza lato sensu, cioè a 360 gradi, su chiunque, su qualsiasi essere umano la violenza possa essere perpetrata. E il legislatore nel 2019 sente l'esigenza di creare, visti questi femminicidi, attenzione, noi nel codice non troveremo mai la parola femminicidio, perché sarebbe palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti gli esseri umani parità, hanno la stessa condizione a prescindere dal sesso, dalla razza e dalla religione. Quindi io ho scritto un libro che Enrico ha edito da Giappichelli, che si chiama Il Codice Rosso, quando l'uomo è vittima, perché ci sono anche tanti casi, analizzando a 360 gradi il fenomeno del Codice Rosso, ci sono anche tanti casi di strumentalizzazione. Ora abbiamo sentito da Stefania quello, un fenomeno riguardante le agenzie di modelle. È chiaro che le agenzie di modelle già si presta, perché è uno spaccato di società ex se, diciamo noi, e quindi si presta a ricatto morale, ti faccio fare carriera se, oppure ti avvantaggio se. Sempre una condizione a favore dell'uomo, che in quel momento si trova in una posizione up e la donna si trova in una posizione down. Quello che vi posso dire io, allora, il contratto pone sì delle sicurezze, ma fino a un certo punto, perché poi sono tutti nullatenenti e poi patrimonialmente inaggredibili, per cui nel momento in cui si va a chiedere un risarcimento, ci si costituisce parte civile nel processo penale e si domanda una richiesta di risarcimento, troveremo il nulla, la res nulla, è proprio il totale appiattimento, perché non sono, sono i cosiddetti nullatenenti. Quindi se fate conto di su questo, secondo me è un errore di valutativo ex ante fatto. Ma nello stesso tempo, più le agenzie poi si dimostrano con lustrini, con pubblicità, con fotografie appese sui muri con attori famosi, messaggi radiofonici, televisivi, sì, che invitano e incitano poi a iscriversi, pubblicità che ci martellano dalla mattina alla sera, sono forse le agenzie che sono forse meno serie. Quelle più serie sono conosciute e non hanno bisogno di queste di questi messaggi pubblicitari che passano, ma questo è solo riguardo il contesto modelle e agenzie che lanciano le modelle. È chiaro che l'agenzia, che per il lancio delle modelle, è un settore in cui si presta parecchio alla violenza sulle donne. Sono perfettamente d'accordo quando dice Stefania che il consenso va espresso, il proprio consenso, e quindi anche il trattenersi con una mano più del dovuto, oppure semplicemente uno sfioramento che non sia chiaramente colposo ma doloso,
quindi privo di consenso, è una forma di violenza, anche quella è una forma di violenza. Poi chiaramente abbiamo una gradualità di queste violenze, ma partiamo dall'articolo 609 bis, che sono i cosiddetti atti di libidine sessuale sanzionati in maniera pesante. Tornando a noi, il codice rosso prima del 2019 non si sapeva che cosa fosse, cos'era questo codice rosso. Poi i media, grazie alle televisioni, grazie ai giornali, grazie ai giornalisti, e grazie alla tutela dell'informazione in questo caso, hanno fatto sì che il legislatore in via d'urgenza approvasse il cosiddetto decreto legislativo del 2019-69. Questo decreto legislativo prevede delle misure cautelari e dei tempi che si discostano da quello che è il nostro codice di procedura penale in accelerazione. Ma tutto questo non è bastato, perché nel 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 168 del settembre 2023. Però attenzione, perché queste norme fatte così d'urgenza, magari da un legislatore anche poco attento e poco preparato, oso dire in tanti casi, possono portare a che cosa? A quella che è la stortura del sistema giudiziario, ovvero il malgoverno della funzione giudiziaria. Allora io nella mia carriera di avvocato ho dovuto difendere tanti uomini che realmente non avevano commesso nulla, nessun atto di violenza, ma erano strumenti in mano a donne che cercavano di estorcere soldi, hanno strumentalizzato la loro situazione per avere i figli, per ottenere i figli, per ottenere risarcimenti e quant'altro, e ho visto uomini andare veramente in rovina. Dormire nelle macchine, andare a mangiare da benestanti che erano, andare a mangiare alla mensa della Caritas, tornare a dormire dai genitori là dove c'era la possibilità di poterlo fare, ma in tanti casi non c'era questa possibilità. Quindi l'uomo si è trovato automaticamente fuori, estromesso, pretermesso da ogni situazione e quindi in una situazione di assoluta povertà. Quindi bisogna valutare bene. Ecco, perché dico il legislatore nelle misure d'urgenza a volte non cura e non tratta bene la norma? Perché il pubblico ministero oggi, quando riceve la notizia criminis, ovvero la notizia di reato su un codice rosso, e attenzione che basta recarsi anche senza denuncia al pronto soccorso e dire il mio compagno mi ha spinto, anche semplicemente mi ha spinto sul divano, in automatico il referto parte, va alla procura e si apre il cosiddetto codice rosso. Il pubblico ministero da quel momento ha tre giorni per sentire la parte offesa e 30 giorni per chiedere le cosiddette misure cautelari. Cosa sono queste misure cautelari? Nelle migliori delle ipotesi sono l'allontanamento dal tetto domestico e il divieto di avvicinamento alla vittima, nelle migliori delle ipotesi, quando non c'è l'arresto e la misura cautelare in carcere. E attenzione, perché io ne ho visti tanti finire in carcere e con le indagini difensive poter smontare parola per parola quanto era scritto sia nel referto o nella denuncia, laddove era presente la denuncia. Quindi bisogna avere sempre un certo equilibrio prima di fare le cose, perché non tutti gli uomini sono violenti, non tutti gli uomini, generalizzare è sempre sbagliato, perché dire che tutti siamo violenti io è un'affermazione che non accetto e non accetterò mai. Ci sono tanti uomini per bene, tante persone per bene, così come ci sono tante donne per bene. È chiaro che abbiamo uno sbilanciamento probatorio se noi andiamo a vedere il livello di denunce sulla bilancia della giustizia, ecco, abbiamo uno sbilanciamento probatorio, ma questo sbilanciamento è dovuto anche al fatto che molti uomini non denunciano ma per un senso di pudore, per un senso forse ancora di maschilismo, e lo dico stigmatizzando il termine maschilismo nel caso di specie. Perché? Perché l'uomo è il macho per natura, no? E quando va poi al pronto soccorso invece perché necessita di cure si sente beffeggiato dal medico del pronto soccorso che dice: tu che cosa vuoi, il codice blu del principe azzurro, che codice chiedi oggi? Ecco, allora abbiamo due trattamenti diversi.
Nessuno potrà smentire quando io dico che la parola della donna di fronte all'autorità giudiziaria, di fronte alla giustizia, ha una parola e ha un peso assolutamente diverso rispetto alla parola dell'uomo. Abbiamo invertito così i principi di difesa, dove l'accusa deve provare la colpevolezza e l'incolpato deve difendersi. Non è così, non è così. Nella giustizia, se io accuso, ho l'obbligo, non la facoltà, di provare quanto io dico, perché sennò sarebbe troppo facile accusare tutti e indiscriminatamente senza fornire alcuna fonte di prova. No, mi dispiace. È inaccettabile il sistema e il malgoverno di alcuni magistrati che prendono per oro colato quanto dice la donna. Capisco che, dicevamo prima, sulla bilancia della giustizia pesino molto di più le denunce delle donne, e ci sono tante donne che hanno subito varie forme di violenza. La violenza non è solo fisica, per me la violenza peggiore forse è quella psicologica. Quella psicologica è terribile il pensare di dover rientrare a casa e trovare un marito che ti fa vivere in una condizione di ansia, dove devi avere paura, perché molte donne hanno paura di rientrare a casa, cercano di rientrare a casa procrastinando il più possibile il loro ingresso in casa, proprio per evitare l'incontro. Beh, qui siamo già in un rapporto che è patologico, patologico e determinato. E allora qui sì, invito le donne a dire, a prendere cognizione, perché è anche vero che siamo in una società in cui il patriarcato, mi sta benissimo, la cultura del patriarcato l'ha fatta da padrone per tanti anni, la fa ancora da padrone in certe regioni, soprattutto nell'entroterra meridionale. Ancora io sento dire i calzoni li porto io, cioè, frasi di questo tipo sono frasi inaccettabili. L'amore significa condividere il bene, condividere il male, ma condividere, ok? Questo io dico, quando una coppia si ama deve sapere condividere. Quando noi apriamo il codice civile, leggiamo l'articolo 133 e seguenti, dove ci sono scritti quelli che sono i doveri coniugali, ovvero derivanti dal matrimonio, adesso poi non abbiamo ne più, abbiamo l'unificazione, la parificazione del matrimonio con la convivenza more uxorio, quindi abbiamo gli stessi doveri e gli stessi obblighi, sia per la donna che per l'uomo. Quindi ci sono anche tanti uomini, ho conosciuto tanti uomini nel corso della mia carriera, ho fatto indagini difensive raccogliendo registrazioni in cui le donne ammettevano esplicitamente di essersi inventata, e le abbiamo registrate, di essersi inventata questa, la storia della violenza psicologica o in tanti casi fisica, ed era inesistente perché non era mai supportata da un certificato medico. Io ho avuto clienti in carcere senza avere un referto medico, ma solo sulla base della dichiarazione della persona offesa. Allora facciamo attenzione, perché con la libertà delle persone non si può scherzare. Un giorno di carcere cambia la vita di un uomo, un solo giorno di carcere. E poi c'è la stampa che ci mette di suo. Allora è molto facile dire prendi il mostro e sbattilo in prima pagina, perché così avrai rovinato indelebilmente la vita di un uomo che potrebbe essere assolutamente onesta. Da lì poi arriva il business mediatico, insomma, tutto il business mediatico è pazzesco, quindi, insomma. Attenzione, ecco, io richiamo anche i giornalisti su questo, l'ho fatto il 24 nell'aula della commissione parlamentare alla Camera dei Deputati, perché non si può prendere il mostro e sbatterlo in prima pagina senza avere nessuna ombra o riscontro probatorio. Purtroppo questo, il cosiddetto gossip mediatico, è molto comune perché fa notizia, soprattutto se l'uomo riveste una posizione piccola, cioè una posizione, scusate, di rilievo. Provate a pensare al caso di New York del direttore della Banca Centrale Europea, che è stato arrestato e ammanettato davanti a tutte le televisioni del mondo perché la cameriera dell'hotel, del Sofia Hotel di New York, l'aveva accusato di violenza carnale, e poi, perché sembrava molto strano che una cameriera potesse accusare
il direttore centrale della Banca Europea, non perché rivestisse quel ruolo, ma proprio in funzione di quel ruolo sapeva bene che cosa avrebbe corso, quali rischi avrebbe corso. Dalle intercettazioni effettuate è venuto fuori che la cameriera l'aveva, testuali parole, sono riuscita a incastrarlo e quindi richiederò un risarcimento del danno esagerato. Beh, Strasser Khan, mi sembra che fosse il nome del direttore della Banca Centrale Europea, insomma, ci ha rimesso il posto di lavoro perché è stato subito destituito, ci ha rimesso una famiglia, perché quando si apre un procedimento giudiziario la prima cosa è la famiglia. La famiglia si distrugge. O si è veramente coesi in queste cose, o c'è un amore, come dicevo prima, condivisionale, ma su tutto, o altrimenti la famiglia si spacca e si ha una violenza di carattere economico, perché la giustizia diventa roba da ricchi, veramente roba da ricchi. Io faccio il penalista e vi posso garantire che difese penali di questo tipo, per uscirne a volte anche con un patteggiamenti che sono chiaramente e letteralmente storti, sono estremamente costosi e la gente si deve indebitare. Quindi denunciate quando c'è violenza, sono il primo a dire denunciate, ma fate molta attenzione perché potete rovinare definitivamente una famiglia, un uomo e tutto quello che è il mondo che è circostante. Lo dico non solo all'autorità giudiziaria, ma lo dico soprattutto ai giornalisti, perché molto spesso la verità che viene posta in prima pagina, perché poi quando si viene archiviati, perché oggi io vi do solo dei dati del Ministero della Giustizia, nella fase delle indagini preliminari abbiamo il 66,7% delle archiviazioni su un codice rosso. Quindi più della metà il pubblico ministero si autodetermina insieme al giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione. Quindi qualcosa di malato c'è. Assolutamente, certo. E io quindi invito tutti a fare attenzione su questo. Poi chiaramente le situazioni gravi, come Stefania citava, fatele presente immediatamente, recatevi immediatamente all'autorità giudiziaria. Oggi ci sono strumenti molto molto veloci per poter porre fine a queste storie, per cui fatelo. Questo è l'augurio che io vi faccio. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Questo è verissimo, anche perché il discorso di Stefania poi si distingue anche, come dicevi tu, le notizie create, comprate dagli editori e sui giornali, quindi notizie di litigi false, no, te ne potrei fare una lista lunghissima. Ma come non poteva far notizia Strasser Khan, una violenza fatta perpetrata dal direttore centrale della Banca Europea, quindi, ha fatto il giro del mondo, appunto. Per poi... Oggi ne stiamo ancora parlando, certo. Ma era una bolla di sapone, attenzione. Questo ci ha rimesso il posto di lavoro e ci ha rimesso una famiglia. Assolutamente. Gli interessi in gioco sono troppo alti, per questo vi chiedo di fare prestare molta Assolutamente attenzione. Assolutamente sì. Grazie. Grazie Michele. Stefano, io dicevo, magari se qualcuno vuole intervenire, può intervenire facendo qualche domanda. Ecco, potete intervenire se avete domande insomma da porre. Abbiamo... spaziato su più argomenti. Sì. Ma sicuramente è tema libero, nel senso, se qualcuna... No, è anche un talk. Il discorso che ha fatto la giornalista lo comprendo, ma è stato improntato tutto su una persona, questo Ferrante, e mi auguro, anzi sono contento che l'avvocato abbia preso in parte le difese anche degli uomini. Perché se andiamo a vedere, la psicologia invade anche l'uomo quando una donna si prende, come dire, questo potere, perché ce n'è. Poi sono d'accordo con lei sulla violenza, che l'uomo non deve essere violento, ci mancherebbe altro. Ma sono contento che l'avvocato abbia dato, come dire, un po' di respiro anche a quegli uomini che, nonostante non abbiano mai alzato un dito o quantomeno anche alzato la voce contro una donna, siano stati messi nelle condizioni di soffrire. Perché poi
La bilancia è quella, l'equilibrio è quello, siamo noi esseri umani, non è la donna o l'uomo. È vero che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, su questo non ho dubbi, ma mi lasci dire, negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che va. Qui si apre un altro discorso, perché sulla violenza sulle donne, se andiamo a vedere, adesso non vorrei entrare in politica perché sarebbe una cosa sbagliata, però c'è troppa gente che non ha più il diritto di essere anche qua, e c'è troppa gente che ha, come dire, non ha una casa, non ha un lavoro, non ha niente. Quando vedono una bella donna in giro, una bella ragazza in giro, non giustifico quello che succede, però a volte purtroppo questi, per mancanza, come diceva lui, di amore, per mancanza di avere un rapporto con una persona, purtroppo si lasciano andare. E questo poi va a imprimere su tutti gli uomini, che non è così, perché tutti gli uomini hanno anche loro una dignità, come dovrebbero averla la donna, perché la donna ha una dignità come ce l'ha l'uomo. Poi tutti sbagliamo, però non improntiamo sempre un discorso violento che l'uomo è così. No, ma mi scusi, io non ho mai, io stavo parlandola qua, era mio piacere introdurre l'argomento a Paolo Ferrante, perché siamo in un contesto di contest di bellezza, sfilata di moda, quindi sicuramente il pilone principale era quello di informare questi donne quali sono anche i pericoli che si incontrano in questo mondo. Però quello che ho detto all'inizio, io mi batto contro la violenza di genere, quindi io sto dalla parte di tutti, io non ho mai detto, anzi se lei è stato attento avrà anche sentito, io sono d'accordo con lei, ma avrà anche sentito parlare dal mio discorso su Ferrante che in questa faccenda ci sono anche tanti uomini, perché volevamo arrivare a parlare anche del discorso della manipolazione mentale, perché questa persona, così come tanti, ora parlo di lui perché stiamo parlando di agenzie, però è riuscito a manipolare uomini e donne, ma un intortamento assurdo, ma non perché magari siamo stati poco intelligenti o poco abili nel non scoprire insomma una truffa, ma perché questa persona è un abile manipolatore, è un bugiardo patologico. Io in questo faldone di denunce ho anche 12 ragazzi, età media, dai 20 ai 30, 40 anni, che sono stati veramente truffati da lui, e anche loro sono delle vittime. No, mi perdoni, io il suo discorso mi è sembrato improntato solo sulla sua questione personale. No. Non credo che sia stato allargato a tutto quello che è il sistema di oggi. Cioè, io ho sentito lei in un monologo dove sembrava che oltre a questo Ferrante l'uomo di genere sia così, cioè non ma è no. proprio così. Bisogna approfondire la cosa. Perché, ma certo, siamo qui per questo. Esatto. Mi sono permesso di dire se era un monologo o era un dibattito, perché no, poi alla fine... Ho capito che cosa intende lei. Ogni caso è un caso a sé, ovviamente ogni caso è un caso a sé. Questo faceva parte di questa vicenda, forse contestualizzata all'evento in cui stiamo partecipando oggi. Ecco, mi permetto, se ho capito bene, la dottoressa Secci ha voluto intervenire per questo. Io più giuridicamente ho esposto quali sono i rischi del cosiddetto codice rosso, e dico non c'è una parità di genere. Quando mi si dice io sono per la violenza di genere, mi si dice già che sei schierata, perché se mi dice sono per la violenza di genere sono già schierato. Io sono contro la violenza di ogni tipo, attenzione, di ogni tipo. Non troveremo mai in un codice, dicevo prima, un femminicidio, troveremo un omicidio, ma vi invito a sfogliare qualsiasi pagina del codice penale per trovarmi il femminicidio. Poi che ce ne siano tanti e sia sbilanciata la situazione, questo la statistica la dice lunga, insomma, ecco, questo voglio specificare. No, non c'è, però la parola, voglio dire anche che la parola della donna oggi ha un peso diverso rispetto a quella dell'uomo, okay. Questo proprio perché i media hanno portato molto risalto. Sì, hanno, c'è il dirigente allora, vuole intervenire? Ecco, scusate se mi permetto, ma il discorso che ha fatto il signore mi sembra alquanto maschilista. Intanto la ragazza...
No, immaginavo, intanto la ragazza ha parlato sulla violenza delle donne, della violenza in generale, l'avvocato qui presente ha parlato della violenza in generale, anzi tutelava gli uomini soprattutto, quindi mi sembra che abbiano parlato tutte e due sia di uomini che di donne. Parliamo però, questo non l'ha detto, muore una donna al giorno, uccisa da un uomo. Tutti i giorni muoiono donne, non muoiono uomini per mano di donne. Lei mi sembra un po' maschilista, questa è la mia opinione, grazie. No, io ho semplicemente fatto un richiamo, attenzione, ho fatto un richiamo che mi sembrava doveroso. No. No, 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 no. Nessuno ha giustificato un comportamento del genere, mi dispiace, nessuno ha detto una cosa del genere, anzi ho iniziato con un incipit dicendo presto la mia... No, io dico, do la mia, la massima solidarietà a quelle donne che veramente hanno subito violenza e quindi sono meritevoli dell'applicazione del cosiddetto codice rosso che è stato, ho detto prima, rafforzato nel settembre del 2023 con misure... Ma non è efficace, ma vede perché? Perché quando si legifera in condizioni di urgenza, si legifera male, il nostro legislatore legifera male, questo è il vero problema. E dà strumenti ai magistrati, perché ormai ha aperto un pochino di più alla polizia giudiziaria e al questore con l'ammonimento, ma non sto a entrare sul tecnico perché vi annoierei, ma il magistrato ha veramente 3 giorni di tempo per sentire la vittima e per autodeterminarsi nella richiesta di una misura cautelare. E allora io ho invitato semplicemente a fare attenzione a tutto questo, cioè ho detto come si può rovinare una famiglia, ma in via definitiva, come si può spaccare una famiglia in via definitiva, perché poi abbiamo analizzato solo la violenza, lei ha parlato di uccisione, ogni giorno una donna viene uccisa. No, adesso non è che proprio ogni giorno una donna viene uccisa. Allora c'è. Ci siamo. Ci sono. Allora attenzione, c'è un alto numero di donne. C'è un alto numero di donne vittime forse proprio di questa mentalità di cui ho fatto cenno prima, di una società patriarcale in cui l'uomo dice io sono l'uomo e tu sei la donna. Ma tante donne ancora accettano di subire questa condizione. Credetemi, io sono sociologo. E abbiamo analizzato tante situazioni soprattutto nel sud Italia e nell'entroterra del sud Italia perché le città già sono più evolute, ma queste situazioni sono accettate anche dalle donne e questa è la cosa peggiore. Noi ci battiamo perché questo non avvenga. Io non tutelo l'uomo omicida o l'uomo che commette... Aspetta che c'è... Scusa Michele, aspetta, c'è Alessandra, aspetta, facciamo sì. parlare lei. No, io volevo dire 2 parole. Prego, alla prego. Base, secondo me, poi quello che dico, se è giusto o sbagliato, non lo so, questo è un mio pensiero, ma da insegnante comunque l'ho ritrovato anche in tante storie familiari, il problema è che proprio dalla nascita c'è la nostra differenza. Se io do un pugno a mio marito... non gli faccio nulla, se io, mio marito, perché è la forza dell'uomo, se mio marito mi dà un pugno vado a sbattere per terra, vado a finire in ospedale. Noi donne non abbiamo la forza di un uomo, quando si litiga è sempre la donna che ci può rimettere e che può subire del dolore, perché è già successo, ho sentito tante mamme, tante testimonianze durante le litigate anche in famiglie di alto livello, è la donna che purtroppo subisce, perché noi non abbiamo e non avremo mai, perché siamo nate così. Anche dire, io avevo fatto un corso, che dovrebbero toglierla questa frase, sei arrivato così in alto perché hai le palle. Ma attenzione, ma che frase è? Cosa vuol dire? Cioè, quella donna è arrivata dove è arrivata, perché è brava, perché è intelligente, perché ha studiato, cosa vuol dire? Questa frase alle palle dovrebbe essere tolta assolutamente, e purtroppo si sentono anche frasi ancora stupide: ti ho buttato la spazzatura, ti ho sistemato la camera,
ti ho fatto la lavatrice. Ma nella lavatrice ci sono i capi miei, i capi tuoi, i capi dei bambini. La spazzatura in casa la facciamo tutta. Dobbiamo cambiare il linguaggio. Signora, di quando parliamo. Lingua, evidentemente, guardi che parliamo questo, sì, sì, ma io sono d'accordo. Noi stiamo parlando, stiamo dicendo le stesse cose in perfetta sintonia. Sì, sì, sì. Io stigmatizzo questo modo di parlare. Però ce n'è ancora tanti. Non è che ti ho fatto la lavatrice o ti ho lavato i piatti. Sì, ma purtroppo si sente ancora. Poiché abbiamo dato la definizione di amore come condivisione di tutto e quindi come condivisione anche pragmatica della quotidianità, questo pragmatismo quotidiano significa anche lavare i piatti, fare il letto, fare il bucato, e non è che sminuisca la funzione dell'uomo o della donna. È sbagliato dire hai le palle, ma questo è di derivazione arcaica. È una cosa di derivazione arcaica. Abbiamo ancora tanta strada da fare, tantissima. Perché a volte ti dice, vabbè, ma io te le dico quello che purtroppo succede, è successo ma anche conosco a me. Perfettamente ma io ti aiuto. Ma non è che mi aiuti, in casa ci abitiamo tutte e due. Va bene, non puoi, va bene. Ma perché non ci sei? Te la vado a prendere io la bambina. Però tu ci devi essere sempre. Cioè questo continuo, dare la donna, anche se lavora 8 ore, 10 ore fuori casa, quando arriva a casa si trova sempre tutto, e questo al 98% dei casi. Sono perfettamente d'accordo. Perché mio cognato è francese, e ve lo posso giurare, mio cognato è francese, suo fratello è francese, già lì la situazione è diversa, perché quando mio cognato è venuto a stare insieme a noi, che si alzava immediatamente, appena finito il pranzo, e iniziava a sparecchiare, a lavare i piatti, e noi gli dicevamo, ma non stai fermo? Lui ha detto, no, io è da bambino che faccio queste cose, è da bambino che nostra madre ci abitua così. Sì. Noi abbiamo ancora le mamme, ok, che hanno un figlio maschio e una figlia femmina. La figlia femmina di 8 anni si deve fare il letto, il figlio maschio no. Vede, è questo il problema. Parliamo la stessa lingua, sì, perché sì. Io ho detto le stesse identiche cose. Io l'ho detto in modo più semplice. No, ma è la stessa cosa. Stiamo dicendo le stesse cose. È proprio frutto di una cultura arcaica che ancora oggi si ripropone. Ok? Sì. Questo è da stigmatizzare. Noi a scuola le facciamo queste cose, abbiamo fatto e fate tante bene, cose. Fate assolutamente bene. Io, però è lunga ancora, è molto lunga. Guardi, mi creda, porto in giro questo pensiero per tutta l'Italia, e proprio il 24 di settembre abbiamo tenuto nell'aula della Commissione parlamentari, dei lavori parlamentari, proprio una lezione su proprio questo argomento qua. Allora, è evidente che vi sia una diversità biologica tra l'uomo e la donna. Dio, per chi ci crede, ha creato l'uomo, che ha una forza diversa rispetto alla donna, anche se oggi qualcuno vorrebbe far passare il concetto che la donna è... No, la donna biologicamente è diversa. Questo è un dato di fatto, per quanto mi riguarda. Poi qualcuno può pensarla in maniera diversa. Però sono assolutamente d'accordo con lei. Io non ho mai ho detto parliamo la stessa lingua, ho semplicemente detto quali sono le conseguenze che però si possono incorrere in un eccesso di codice rosso. Bruno Giuseppe, volevi aggiungere qualcosa? Passa il microfono lì, sentiamo anche lei. Sì, vorrei parlare un secondino della mia storia, che ovviamente mi volevo ricollegare col discorso della differenza tra la violenza fisica e quella psicologica. Io ho subito entrambe da parte di due persone diverse, quindi quella fisica vi posso dire che è molto, come dice Alessandra, che sì, la forza dell'uomo è vero, io mi sono trovata in queste condizioni, mio figlio mi ha salvato la vita. E quando ha buttato fuori il padre, l'unica cosa che mi ha potuto dire, mi ha detto, mamma, per favore non lo denunciare, però l'ha buttato fuori mio figlio, quindi è stata una violenza molto forte. Dopodiché, forse la mia sfortuna, non lo so, ho avuto a che fare con un narcisista patologico, quindi dalla padella alla brace, ma perché ero comunque fragile in quel momento, uscita dalla storia con mio marito, 26 anni di matrimonio, insomma. Che cosa vi posso dire? Quando mi sono rialzata da sola, perché ce l'ho fatta, grazie comunque ai miei figli, perché vedevo che buttata sul letto, ero dimagrita nel giro di un mese, 14 kg, non urinavo più, scusate il termine, e quindi, al che, vedendo mia figlia che mi piangeva addosso, ho detto no,
io ce la devo rifare. Mi sono rialzata da sola, ho cominciato grazie ai social, che era il periodo dopo Covid, quindi mi sono ritrovata completamente da sola, perché il narcisista ha fatto il suo grandissimo lavoro nel farmi trovare isolata da tutto il mondo, ok? Perché era geloso di qualsiasi rapporto che potevo avere, anche con mia sorella, con mia mamma, mi aveva proprio isolata. Nel momento in cui io mi sono rialzata, buttandomi sui social, ho conosciuto due persone, due uomini, uno di Monza e uno siciliano, che non ho mai visto in vita mia, ma che sapevano di questa tipologia di patologia e mi hanno sostenuto loro. E mi hanno aiutata, al che lì mi è venuta l'idea, ho detto, se persone estranee mi hanno saputo aiutare, perché non farlo io? E lì ho cominciato a conoscere una marea di gente. Vi posso garantire che mi sono capitati tanti uomini che mi chiedevano, perché io ogni tanto pubblicavo il discorso dei concorsi di bellezza, l'ho iniziato proprio per questo motivo, prima di tutto per alzare il mio, la mia autostima, perché ovviamente non mi sentivo più bella. Grazie. E poi per dimostrare a tante donne come me che a 50 anni ci si poteva rialzare, e quindi la vita è bella e va vissuta. Grazie. Questa è una testimonianza a favore anche degli uomini per bene, ecco. Ecco. Perché poi abbiamo tante sfaccettature della violenza, eh. Abbiamo parlato della violenza fisica, che è quella immediata e dolorosa. Quella psicologica è ancora peggio, ma quella economica? Avete mai sentito parlare di violenza economica? Quella economica, quella giuridica, insomma, ce ne sono. È terribile, credetemi, è terribile. Aggiungo soltanto una cosa, quella economica anche, perché mio marito, dopo 26 anni di matrimonio, aveva tutto intestato a suo nome, mi ha lasciato praticamente con 10 euro in tasca, con due figli da crescere. Mi ha aiutato mia mamma. E io ho detto, non ti preoccupare, tieni di tutto, non faccio guerre, non faccio nulla, perché io non voglio stare dietro agli avvocati e continuare a sprecare tempo, perché io voglio stare bene. Ho avuto una marea di gente estranea, ripeto, che mi ha aiutata. Un uomo mi ha comprato una macchina di Torino, e non mi nascondo a dirlo, senza nessun tipo di compenso indietro, che poi piano piano io ho restituito. Soldo per soldo, mi sono rialzata da sola. Questa è una bellissima complimenti, questa una bella testimonianza. Io la ringrazio, questa è una bellissima testimonianza che lei ha portato oggi, perché lei è stata anche fortunata. Nella sfortuna è stata anche fortunata, nella sfortuna, per carità. Sì, beh, certo, forte, sicuramente forte. E poi volevo dire una sì, cosa. Prego, prego. La violenza succede anche al nord, soprattutto al nord. Non parliamo sempre del sud, perché ve lo posso assicurare, a me me ne arrivano a go-go in Lombardia e in Veneto. No, no, scusa, non è, quando abbiamo parlato del... perdonami. Buonasera. Scusa... Non parlavamo del sud, no no no, per carità, diciamo semplicemente che esistono delle mentalità e delle culture che sono ancora differenti, ma guardi, se va nell'entroterra, no no, ma ci sono in Lombardia, ma per carità, ci sono dappertutto, ci sono ovunque. Come diceva però la signora, in Francia il cognato era abituato fin dall'inizio ad alzarsi e a pulire i piatti o a sparecchiare, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. Ancora oggi in Italia non è la cosa più normale di questo mondo. Dal microfono, scusami. Aspetta, aspetta. E tutte le... Ma è chiaro. Bravo. Ma e con 7 figli. Ma guardi, abbiamo detto come incipit, abbiamo anteposto una cosa, che la generalizzazione è sempre e comunque sbagliata. Sempre. E abbiamo lavorato 40 anni. Quindi lei non si deve sentire parte della generalizzazione. La generalizzazione viene fatta su basi di statistica sociale.
Quindi lei sconfina da quella statistica sociale, però non possiamo smentirla. Lei sarà sicuramente una persona bravissima, ha cresciuto 7 figli, ha aiutato sua moglie e ha compreso perfettamente quello che è il concetto di condivisione matrimoniale. E io chapeau davanti a un uomo come lei. Stefania, direi prima di chiudere di andare a sentire qualche altro intervento. E io volevo dire che non sono le donne a doversi difendere fisicamente andando in palestra per diciamo imparare alcune mosse per potersi difendere o per strada, sono proprio gli uomini che devono imparare, c'è qualcuno che deve insegnare agli uomini a come trattare la donna, e deve essere già fatto da piccoli, da piccolissimi, perché è lì che è dovrebbe essere normale, ma siccome non è così, dovrebbe esserci una scuola che non insegna ginnastica alle donne per difendersi, ma agli uomini come non trattare le donne picchiandole. L'abbiamo detto già prima, nel senso che il rispetto ante omnia, il rispetto prima di tutto, ma questo deve valere sia per l'uomo in primis che per la donna, solo questo, non c'è che la donna che deve andare in palestra o deve andare in giro con mezzi di difesa. Certo, ma questo non tanto per la violenza in famiglia, questi corsi sono più orientati perché oggi c'è un bisogno di sicurezza all'esterno, e io chiedo e vi chiedo a questo punto, politicamente il centrodestra, no? Che, e vi parlo da uomo di centrodestra senza fare politica, che chiede maggior sicurezza e invoca la sicurezza, nello stesso tempo produce norme che fanno sì che l'ordinamento dell'esecuzione penale vada scemando. Oggi sapevate voi che fino a 4 anni di reclusione potete chiedere pene alternative? 4 anni di reclusione, ma uno la deve aver combinata veramente grossa per prendere 4 anni di carcere. Allora mi chiedo come si possano conciliare i concetti di sicurezza con la funzione cosiddetta retributiva della pena. È vero che la pena, ai sensi dell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, deve tendere alla rieducazione e deve essere umana, e su questo mi trova perfettamente d'accordo. Altresì non deve mai perdere quella che è la sua funzione principale, che è vera, la funzione retributiva. Grazie. Allora, un ultimo intervento, poi dobbiamo avviarci. Vai, facciamo loro. No, il mio è piccolissimo. Un'altra cosa secondo me che sarebbe proprio da togliere, vabbè, anche lì lunga strada, non devi piangere come una femminuccia. Ragazzi, è bellissimo vedere un uomo piangere. Perché le mamme non lo dicono? È bello, quando manca un caro, cioè è bello vedere un uomo che piange. Guardi, io mi commuovo davanti a un film. È vero? È bello. Lei sta parlando con un uomo, sì, che si commuove davanti a un film, sì, sì, e non ha vergogna del proprio sentimento. È bello, è questo che sto dicendo. È bellissimo vedere un uomo che piange, un uomo che si commuove. E non mi devo vergognare del mio sentimento. Mi devo vergognare se mi commuove un film. Sì, sì, infatti. Perché mi tocca dentro. Noi siamo esseri umani, abbiamo la nostra sensibilità, che siamo uomini o siamo donne. Questo non importa, certo. È pleonastico. Ma è un mero pleonasma. Certo. Oppure come i giocattoli, no? La bambina gli regalano i giocattoli, l'aspirapolvere, la cucina. Perché non si può regalare la cucina anche al maschietto? Che poi tanto gli chef che guadagnano tanto sono i maschi. Uomini. In certo. Televisione sono tutti maschi gli chef. Ma qui rientriamo ecco. Bisognerebbe iniziare anche dai giocattoli. Cioè, perché non cambiare anche, no, il maschio deve avere tutte le cose di forza, e la femmina le bambole. Ma regaliamo il bambolotto anche al maschietto. Regoliamo, scusate, però... Ce n'è di strada. Grazie Alessandra, sentiamo. Allora, guardi, tocco un ultimo punto che mi preme molto, perché deriva proprio dall'esperienza dei detenuti che ho dovuto seguire nel corso dei procedimenti penali. Non si parla mai dei figli minori. Il padre, che magari è in carcere,
giustamente o ingiustamente, attenzione, vige sempre ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione la presunzione non di innocenza, come qualche giurista, anche illustre, sbaglia, ma di non colpevolezza, che è una cosa completamente diversa. Quindi sulla base della presunzione di non colpevolezza, i figli assegnati alla madre non se ne fa menzione, il padre viene totalmente abbandonato, non lo vede più, non si sa, non sa, non lo può, non può chiamare la madre, perché chiaramente è sottoposto alle misure cautelari, quindi non può avere e sapere neanche le condizioni di salute del figlio. È come se il figlio non gli appartenesse, e questa io la trovo una grossa discriminazione. Grazie. Allora abbiamo altre due, dobbiamo chiudere. Buonasera, io volevo solo sapere, il 67% delle denunce che vengono archiviate, la ragione... Si può alzare in piedi, si può alzare in piedi, grazie. Cioè vengono archiviate perché sono false denunce o perché ci sono i 3 giorni in cui la donna dice no, vabbè, se no ti rovino? Allora, ogni caso è un caso a sé, le ripeto, ogni caso è un caso a sé. Il 67,7% è un dato statistico, lo prendiamo in quanto tale e non possiamo anche qui generalizzare su quale ragione o motivazione il pubblico ministero si autodetermina nella richiesta dell'archiviazione. Ma in tanti casi le posso garantire che sono denunce strumentali che non hanno un riscontro probatorio. Questo sì, assolutamente sì. Perché io penso che tante lo facciano proprio perché comunque magari dopo tanti anni di convivenza, di matrimonio, di quello che è, dici va bene, ok, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, magari vabbè, se lo denunci, però, perché alla fine sotto c'è sempre comunque un compromesso, no? Sì. Esatto, e dice no, non lo denuncio, se no lo rovino, hai capito? E poi dopo la cosa, quindi la denuncia la ritiri, certo, e la cattiveria va avanti, capito? No, lo so, anche perché non denunciano per timore di una cattiveria maggiore, questo lei mi sta dicendo. Però lei capisce che se... Se sì, la denuncia si basa sul fatto... La vita, perché ci pensi, capito? Cioè anche sull'ambiente di lavoro, è successo, è la direzione di denunciare qualcuno, e poi dico, però facciamo la denuncia. Dico, però se lo denunci, se lo faccio a 2 figli, capito? E poi dico, capisco perfettamente, certo. Comprendo perfettamente. D'altra parte, i processi... Allora, io parto da un presupposto, che la verità storica non coincide quasi mai con la verità processuale. Attenzione, questa è una cosa sulla quale io mi batto da una vita. La verità storica difficilmente coincide con la verità processuale. Ed è bravo quell'avvocato e quel magistrato che fanno in modo che, non dico coincidano perché è quasi impossibile, ma si avvicinino quasi a sovrapporsi il più possibile. Questo è. Sul caso di specie, sì, sono d'accordo con lei, in tanti casi poi vengono ritrattati, però lei capisce che un pubblico ministero, se mi dice, lei viene sentita e mi dice no, non mi ha fatto nulla, non è successo nulla, è stata una normale, perché io ho seguito interrogatori di garanzia in carcere, quindi il marito già detenuto con codice rosso, dove la prima domanda del GIP, nell'interrogatorio di garanzia, era: lei ha mai litigato con sua moglie? Allora io sfido chiunque sia sposato a dire non ho mai avuto una discussione con mio marito. Esatto, ma io a quel punto dico, allora se questa è la domanda, io faccio valere il mio della facoltà di non rispondere, perché vuol dire che non abbiamo nulla. Se la prima domanda di contestazione della fonte di prova è: lei ha mai litigato con suo marito? Lei capisce che è una domanda idiota, ma dire idiota è offendere ancora il buon senso. Questo è un altro discorso. No, ma qui siamo ancora in una fase antecedente, ma quando siamo già in una misura cautelare e in vinculis siamo in carcere, ok? E quindi abbiamo l'interesse massimo nel collaborare pur di uscire da quella situazione che è privativa della nostra libertà, che penso sia il bene più prezioso disciplinato dall'articolo 13 della Costituzione. Allora sentirmi fare una domanda, sentire fare al mio assistito una domanda: lei ha mai litigato con sua moglie? Chiedo scusa. Ma... Allora scusami, che dobbiamo andare sull'ultimo. Sì, prego. Sono io.
Allora, concordo con tutto quello che avete detto sino ad ora. Dalla mia esperienza personale posso semplicemente dire però a Stefania che è difficilissimo denunciare, perché mi è capitato recentemente di fare uno shooting fotografico con un fotografo che ha avuto a che fare con tanti genitori di tante ragazze molto giovani che provenivano da vari concorsi di bellezza. Non faccio nomi perché non mi ricordo adesso di preciso veramente i nomi di questi concorsi, dove regalavano dei massaggi, dove a queste ragazze così giovani sono stati fatti dei massaggi. Entriamo proprio nel vivo, no, di questo discorso. E ahimè queste ragazzine non riescono comunque a denunciare, e tante volte i genitori sono anche i primi a dire no, lasciamo perdere, o purtroppo anche altri che dicono no, vai avanti perché così almeno fai carriera. Sì, sì, concordo con te. Stefania, a te la parola per la conclusione, prego. Massaggi, a te la parola, dico, per la... Massaggi. Sì, sì. No, no, massaggi. Sì, sì, purtroppo... Che poi li filmano, purtroppo. Sì. Li filmano e loro comunque si rilassano in quel momento, mamma quindi mia. Registrandoli, poi dopo loro, dalla loro, hanno il video e quindi dicono, vedi che tu eri consenziente, quindi non ti permettere, sì, di denunciarmi. Comunque prima di andare da queste... Sì, secondo, però scusami, qua. Scusami, prima di andare in questa agenzia, secondo me... Vi dovete davvero informare, no, da chi ne sa più. Sono dei, sì, concorsi di bellezza. Sì, concorsi, vabbè, concorsi di bellezza sono gestiti da agenzie. Noi, ragazzi, comunque. Non questo. Questo. No, no, sono gestiti da agenzie, quindi... Tengo a specificare, no, che no, non, no, si tratta, Michele, di questo concorso. No, no, certo, no, Michele, ci tenevo a dire, informatevi dove andate, magari, da chi ne sa più di voi o da qualche amico manager, perché altrimenti poi vi entrate in un... Sì, perché comunque anche i social adesso, bene brutto o male, vediamo il mondo, e quindi tante volte anche per i ragazzi giovani sarebbe meglio magari mandare un messaggio anche a una persona che, esatto, non si conosce. Lo so, infatti quello che cerco di fare è anche questo, perché secondo me i social dovrebbero essere usati anche in questo modo, ricerca di feedback, no? Ma anche aiutare qualcuno. Io sto ormai, esatto, da tanti anni, da quando mi sono comunque dissociata da determinati ambienti, io sto cercando di aiutare le modelle o i modelli, anche gli aspiranti o no, in questo percorso, perché anche nel discorso che mi hai fatto tu, ma sai quante ne ho sentite io a Cagliari a giugno, io sono sarda, vivo a Genova ma sono sarda e si sente meglio così. Insomma, a giugno di quest'anno è stato arrestato anche lì a Cagliari un certo Max Scoviello, che praticamente si occupava da 15 anni di concorsi di bellezza con le accuse di violenza sessuale, pedopornografia, pedofilia, e anche lui faceva queste cose qua di massaggi. Però anche lì, no, io mi chiedo, tendenzialmente in questi concorsi ci sono anche tante minorenni, ma i genitori dove stanno, cosa fanno i genitori? Cioè, io, mia figlia, cioè, capisci? E anche lì, e anche lì il discorso, io mia figlia non la manderei mai, poi anche lì facciamo un massaggio come, dove, quando, fatto da chi? Io ero una ginnasta in passato, facevo fisioterapia, c'era la mia massaggiatrice, ma ragazzi, un massaggio sportivo decontratturante è diverso da un'altra tipologia di massaggio di cui immagino tu stia parlando anche, esatto, qua. E io capisco quando dite che denunciare è difficile, lo so, perché in passato lo era anche per me. Poi ad un certo punto arrivi ad un livello anche mentale in cui non ce la fai più, dici basta, c'è troppa omertà. Parlavo con voi prima di questa omertà, basta, perché se io sto zitta, tu stai zitta, tu stai zitto e tutti stiamo zitti, il mondo non lo cambieremo mai, e serve quella scintilla per cambiare. Secondo me perché si ha paura di non essere tutelati in un secondo momento. Secondo me è solo questo. Allora sì, io sono d'accordo infatti con quello che lei dice. Il problema è che chi denuncia poi quali tutele ha. Oggi questo, si chiede il problema grosso giuridicamente quali tutele ha, perché se noi apriamo il codice penale, di recente sono stati inseriti una serie di reati informatici tipo pedopornografia, il revenge porn. Quando lei mi diceva il revenge porn, diceva sì, loro si tutelano con il massaggino che riprendono e c'è il pieno consenso e mostrano il pieno consenso, no? È questo che volevo, sì, dire. Sì, sì. E si creano il cosiddetto alibi, no? Dice ma scusi, io la massaggiavo, questa come vede ci stava perché non facevo una piega, era assolutamente consenziente, era un consenso cosiddetto in re ipsa, cioè nella cosa stessa, era dimostrato in questo modo. Ma nel momento in cui lei va a denunciare,
che tutele ha? Per questo che io ho fatto la distinzione, se da una parte abbiamo maggior bisogno di sicurezza, dall'altra la funzione retributiva della pena, che dovrebbe essere primaria, viene meno con delle sanzioni, esatto, alternative. Sì, questo sì, è il grosso, la grossa dicotomia del nostro la sistema. La cosa che giudiziario mi fa più paura è che succede soprattutto a delle minorenni. Perché soprattutto poi io da sono vittima mamma di una ragazzina e dico ma mai, cioè una roba no, del genere. Da vittima si ritrova il dito puntato contro, da vittima. Esatto. Attenzione, questo è il problema. E queste povere ragazzine poi dopo subiscono a livello psicologico una cosa che se la porta indietro a vita. Allora, io spero di aver lanciato attraverso i nostri ospiti degli spunti di riflessione sempre più importanti. Purtroppo dobbiamo chiudere perché per motivi di spazio. Quindi io ringrazio ovviamente la giornalista Stefania Secci, l'amico avvocato Michele Miccoli, Bruno Giuseppe D'Agostino e Antonino D'Agostino, il nostro Sabino Cipriano, insomma tutti quanti hanno collaborato a questo incontro. Grazie di nuovo Stefania per questi stimoli che poi sono venuti fuori. E ringrazio anche Lara e Vincenzo Galbazzi alle riprese e tutti voi per essere stati qua, e quindi sicuramente sono argomenti da riprendere perché necessitano di tanto tanto tempo, secondo me. Ecco, in un'ora si fa poco. Grazie e alla prossima.